ci troviamo alla 14ª edizione del certamen Giustino Fortunato con la dottoressa Anna Piterno, ispettrice del MIUR. Dottoressa Piterno, è un grande piacere averla qui con noi. Qual è l'importanza del certamen per i giovani, per la società? Grazie, sono lieta di questa occasione, è la terza volta che vengo a questo certamen ed ha una peculiarità rispetto a tutti gli altri. Innanzitutto è corale, cioè non è soltanto riservato alla singola persona che affronta la competizione su un tema, ma c'è una coralità, una partecipazione di tutta la scuola e delle classi intere che si esprime con modalità espressive diversissime l'una dall'altra. Quindi non è un caso che questa scuola abbia tanti indirizzi e ogni indirizzo ha un'anima che dà vita ad un'espressione diversa rispetto al certamen. Ed è un'occasione importantissima, come sono tutti i certamina, e questa è l'attenzione che il MIUR riserva a tutte queste gare e promuove anche competizioni di questo tipo, sono occasioni per approfondire la riflessione su temi importanti. Collegando tradizione e innovazione, cioè lavorando sulla cultura del passato ma con una rielaborazione e un occhio attento alla modernità, ai problemi dell'oggi che caratterizzano tutte le manifestazioni di questo tipo e tutti i concorsi che stiamo promuovendo e a cui devo dire che la scuola e i ragazzi partecipano con un interesse e un'attenzione sempre crescente. Cioè quando una competizione vale, la scuola se ne accorge e risponde con entusiasmo. E soprattutto i piccoli centri. Cioè noi notiamo che nei piccoli centri, forse perché c'è più spazio, più tempo, più possibilità di dedicarsi a queste cose, solitamente i risultati sono veramente eccezionali. Cioè siamo noi stessi meravigliati dalle cose che poi producono le scuole e i ragazzi, dalla fantasia, dalla creatività. E spesso organizziamo anche delle mostre itineranti anche per valorizzare in Italia e all'estero i risultati di questi lavori. Come ha trovato i nostri ragazzi? Fantastici, fantastici. Cioè, e ripeto, molto molto attenti, molto responsabili delle cose che fanno e chiaramente questa possibilità e questa capacità di valorizzare il patrimonio locale e un personaggio come Giustino Fortunato che tanto ha fatto per il Sud viene vissuto senza retorica e questo è molto bello, cioè rapportandolo ai problemi dell'oggi e credo che è questo che la scuola debba fare. Grazie dottoressa. Grazie Michela e grazie alla preside e a tutti gli organizzatori di questo certamen. Ormai mi sento un po' parte di voi perché credo che sia il terzo anno che vengo e sono venuta con molto piacere perché, come diceva prima Michela, questo certamen, a parte l'accoglienza, la gentilezza, il calore di questo ambiente, ma anche per la peculiarità di questo certamen che è molto differente da tutti gli altri. Innanzitutto c'è questa coralità, questa partecipazione di gruppi di studenti, non soltanto di singoli, cioè non è una vera competizione, è veramente un'occasione di studio, un'occasione di approfondimento, come del resto dovrebbero esserlo, in parte lo sono, tutti i certamina e tutti i concorsi che invitano a riflettere su temi importanti per la nostra vita e per la nostra società. E credo che quello di quest'anno sia veramente un tema centrale, importante, che può essere affrontato da tanti punti di vista. La scenografia splendida che i ragazzi dell'artistico hanno curato ci porta proprio in medias res immediatamente. Avete visto questo treno sulla sinistra? È il treno dei Fratelli Italiani, è identico, è il treno proprio, veramente fa impressione, no? la somiglianza profonda tra le due immagini. E è il treno della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, è lo stereotipo proprio del treno che le nostre generazioni hanno avuto nella testa
e ricorda i trenini della nostra infanzia e chiaramente delle generazioni, ecco, no, non certo dei giovanissimi. L'altro è il treno modernissimo. E l'altra simbologia che mi ha subito colpito è il proiettarsi verso lo spazio, verso il vuoto. È un treno che non raggiunge un obiettivo, no? Una terra ferma qua, ma che si proietta per un viaggio, metafora che chiaramente della vita, della mobilità. E mi ricorda tantissimo il treno di Yad Vashem, diceva Michele, appunto, che mi occupo di Shoah da tanto tempo. Una delle simbologie più forti del memoriale di Yad Vashem è questo treno, che era il treno dei deportati, chiaramente, che si apre non a caso sulla vallata e ha di fronte Gerusalemme, in cui gli architetti hanno voluto simboleggiare chiaramente il viaggio della deportazione, ma anche il viaggio della speranza e l'apertura verso un mondo diverso. E il treno rappresenta sempre questo, in realtà. Anche la connessione con i binari, chiaramente il treno è una metafora del viaggio, il viaggio ormai è affidato, sappiamo benissimo, a tanti altri mezzi di trasporto e acquista delle caratteristiche nella nostra società ben diverse, e bisogna fare anche molta attenzione all'esame anche della mobilità e delle migrazioni attuali. In qualità di così rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, di cui vi porto il saluto, e in particolare, come diceva Michela, porto il saluto della Direzione per gli Ordinamenti Scolastici, in cui ho sempre lavorato e che ha molta attenzione verso tutte queste iniziative e in particolare verso questa. E dicevo proprio per la mia deformazione professionale e per il lavoro che ho sempre fatto e che ancora continuo a fare, credo quindi che questa attenzione nella vita proprio della scuola, nello sviluppo delle discipline, all'aspetto delle migrazioni dei popoli, dei trasferimenti, della connessione tra le varie civiltà vada sempre tenuto presente in tutte le discipline e in tutti i momenti del curriculum, anche se le indicazioni nazionali, le linee guida non ne parlano così esplicitamente, anche se non ci sono specifici riferimenti, credo che sia invece un punto di riferimento molto importante, che come vedete si può sviluppare attraverso tante situazioni e tante discipline. L'organizzazione di questo convegno ne è una prova, perché partiamo dal cinema alla letteratura, all'etnografia. E credo che un po' tutti quanti gli insegnanti questo l'abbiano capito e lo stiano facendo. A volte i libri di testo lo fanno in maniera molto sommaria, anche superficiale, e forse questa superficialità va un po' corretta dall'azione didattica, da quello che si fa in classe. Ed è importante perché viviamo in un'epoca in cui il patrimonio culturale chiaramente si trasmette, ma si elabora, si trasforma attraverso i contatti con gli altri, attraverso soprattutto lo sviluppo della vita che noi facciamo e la necessità e la volontà anche che ci anima di aprirci al mondo, di essere cittadini dal mondo, di spostarci, di entrare in contatto con altre culture, con altre realtà e con altre persone. Credo che il viaggio in treno sia la metafora più chiara e più esplicita delle possibilità di contatto che si hanno durante il viaggio e poi al momento della meta. E la sequenza che Michele ha mostrato è splendida in questo senso, no? L'emigrato che arriva e che si trova in difficoltà e che poi coglie l'occasione che, guarda caso, è rappresentata da un treno che va verso il nuovo mondo e verso la nuova civiltà. Ma tutte le discipline ci possono offrire spunti per questa riflessione, e credo che mai sia così importante come oggi, nella nostra realtà, in queste difficoltà, anche in questa crisi che noi viviamo, che è una crisi anche culturale, non è soltanto una crisi economica, quella di capire che cosa porta alle migrazioni dei popoli, come queste migrazioni si stanno evolvendo e come possono essere anche governate, senza isterie, senza contrapposizioni, ma cercando di capire quello che ciascuna cultura ci può portare e quello che resta poi di ciascuna cultura quando si integra con l'altra.
Mi viene in mente Eliot che diceva in my end is my beginning, in my beginning is my end, cioè tutti noi ci portiamo la nostra realtà, la nostra identità culturale ed è importante che questo lo facciamo e che questa identità sia sempre più forte. Ma anche, e quindi è questo, cioè nessuno di noi può trasformarsi integralmente, ma è chiaro che dalla vita e dalla relazione con gli altri ci si arricchisce realmente, non è retorica, si imparano tante cose e ci si apre ad una realtà che non è più legata ai nostri confini nazionali e che tanto, pertanto deve anche essere sviluppata culturalmente nelle nostre scuole. È lo sforzo che stiamo facendo un po' tutti anche nella revisione dei curricoli, nei nuovi progetti, appunto l'ESABAC ne è un esempio, ma è un esempio che è stato seguito da tutte le altre culture, da tutte le altre letterature, dagli altri paesi che vogliono in qualche maniera seguire lo stesso percorso, un percorso difficile, un percorso che chiaramente è complesso anche per la mancanza di risorse umane, non soltanto di risorse economiche, ma che ormai ha segnato la strada. Quindi credo che a tutti i livelli, in tutte le discipline, ecco finito, in tutte le discipline, in tutti i nostri curricoli, dobbiamo cercare di tener conto della nostra identità, del nostro patrimonio culturale, ma anche dell'integrazione con le altre culture. E il binario di cui si parla oggi e che Giustino Fortunato aveva così bene intravisto è proprio il simbolo, la metafora di quello che siamo e dovremmo fare. Grazie. Puoi rimanere, Anna, rimani. La nostra giornata ora procede con un intermezzo musicale e chiamiamo ora al pianoforte Alessandro Papa. Dov'è Alessandro? Eccolo, vieni Alessandro, vieni, vieni. Alessandro, che già abbiamo ascoltato negli anni passati, che cosa ci proponi quest'anno? Un pezzo dell'opera 27 di Charles Valentin Alcan, Marcia Trionfale. Marcia Trionfale di Alcan. E allora ti ascoltiamo, attenti, vai al pianoforte. Che classe fai, Alessandro? Liceo scientifico, ok. Thank you.
Applausi.